Buonasera. Ricordiamo tutti, credo, quell'11 settembre del 2001, quando il XXI secolo cominciò con un botto, quello tragico di New York. Le due torri abbattute con gli aerei che erano entrati dentro. Quel giorno, però, vi ricordo, in ballo nel cielo degli Stati Uniti c'erano 4 aerei. 2 furono quelli che abbatterono le torri a New York del centro commerciale. 1 fu quello che cadde per ragioni che poi vedremo sul cielo della Pennsylvania. 1 fu quello che cadde precipitando e perforandolo sul Pentagono, il cuore del sistema difensivo più potente del mondo. Di questo quarto aereo noi stasera vi vogliamo parlare, perché la storia è stata raccontata poco e male, perché molte sono le cose che ci sono da dire, e noi con il nostro racconto vorremmo forse presentare non qualche ragionevole certezza, ma qualche ragionevole dubbio. Noi ci avvarremo, come potete vedere, nel corso della nostra esposizione, di un itinerario ragionato dove sono condensati alcuni dei momenti o dubbi salienti di quella vicenda. Ad uno li percorreremo, sperabilmente, se saremo capaci di farlo, per arrivare alla fine a una ipotesi che abbia una consistenza. Cominciamo dunque questo racconto ricreando un po' l'atmosfera che c'era quel giorno, atmosfera che venne data subito dalla concitazione, dall'eccitamento e dall'ansia che tutti i telegiornali italiani e non solo dettero nell'apprendere la notizia. Buonasera, edizione Buongiorno, edizione straordinaria per una gravissima sciagura, forse un attentato, ancora non si sa, un aereo, 2 aerei si sono schiantati contro il World Trade Center nel cuore di Nuova York. Queste immagini ci stanno giungendo in diretta attraverso la CNN. Edizione straordinaria del TG2, perché da circa mezz'ora il mondo è col fiato sospeso, gli occhi sono puntati sul World Trade Center di New York. Un fatto gravissimo, sembrava un incidente, la notizia è arrivata poco prima delle 3 in Italia, ma ora sembra probabile invece l'ipotesi di un attentato. Due aerei si sono schiantati sui 2 grattacieli del Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan nel pomeriggio. Vediamo le immagini in diretta. Si parla apertamente, il governo americano parla di attentato, non si riesce ancora a capire quante possano essere le vittime, quanti i feriti. Le immagini che stanno arrivando in diretta da New York sono spaventose. Durante il pomeriggio e comunque nel TG delle 18:30 di questo gravissimo episodio di cronaca. Sì? Due aerei hanno colpito le torri gemelle, di New York e hanno provocato sicuramente moltissime morti, ma è anche il simbolo, quello che ciò significa. Una voce che il Pentagono che dice? È in fiamme. Il Pentagono in fiamme? Pentagono in fiamme. Fuoco sul Pentagono. It might have appeared that way, but from my close-up inspection, there's no evidence of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual side of the building that's crashed in, and as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you could pick up in your hand. There are no large tail sections, wing sections, a fuselage, nothing like that anywhere around, which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon. Questo è il punto al quale volevamo arrivare. Fiamme sul Pentagono, ma fuori del Pentagono pezzi di aereo, così piccoli pezzi dell'aereo che si è disintegrato, che è evaporato colpendo il Pentagono, così piccoli da poter essere tenuti nella mano. Sono accanto a una sezione della carlinga di un Boeing a grandezza naturale. Passo da quest'altra parte e mi siedo in uno dei sedili, perché da qui vorrei farvi vedere un particolare, significativo forse, di quella giornata. Noi sappiamo che dall'American Airlines 77, quello che si è abbattuto, si sarebbe secondo altri abbattuto
sul Pentagono, vennero fatte alcune telefonate a terra. L'autrice di una di queste telefonate si chiamava Barbara Olson. La vediamo in questa foto, questa è una sua fototessera, un suo ritratto. Barbara Olson parlò due volte con suo marito dando alcuni dettagli su quello che stava avvenendo a bordo. Ma questo è il punto. La registrazione di questa telefonata non è mai stata passata ufficialmente. Noi sappiamo il contenuto soltanto attraverso ciò che suo marito ha riferito. E chi è suo marito? Il marito di Barbara Olson si chiama Theodore Olson, è il vice procuratore generale di Bush e suo avvocato nella controversia con Gore sui risultati di quelle famose elezioni presidenziali del 2000, vi ricordate quelle in cui c'erano le schedine in Florida che non si capiva bene a chi era andato il voto. E dunque la domanda che è stata sollevata è: la Olson è una fonte sospetta? Cioè, era veramente a bordo di quell'aereo? Vi ricordo che in questi giorni è appena uscito in Italia un film che si chiama United 93. United è una delle linee aeree degli Stati Uniti, 93 il numero del volo, dove si racconta la vicenda che sarebbe avvenuta a bordo di un altro aereo, quello che cadde, come vi dicevo all'inizio, sulla Pennsylvania, abbattuto per comportamento eroico degli stessi passeggeri che si trovavano a bordo. Il trailer del film la racconta così. E ora la linea Chris per le previsioni che promettono molto bene. Sì, in effetti ti invogliano a uscire e goderti la giornata. Il tempo nella zona di particolare. Ciao, sono Sandy dalla coda. Chiama terra e chiedi se si possono avere altri cuscini e coperte. La zona bianca è per le operazioni di... L'incontro di ieri sera mi è andato bene. È rimasto contento. Signore e signori, iniziamo l'imbarco. I passeggeri di prima classe possono avviarsi verso il gate 17. Buongiorno, ehi. Ce l'ha fatta per un soffio. 4D. Grazie. Signore e signori, in seguito all'intenso traffico di questa mattina, purtroppo subiremo un ritardo di alcuni minuti. Grazie della pazienza, saremo il prossimo aereo a partire. Assistente di volo, prepararsi al decollo. Mi piace stare a casa con i bambini, già. United 93, autorizzato decollo pista 04. Ricevuto. Signore, la CNN dice che un aereo civile ha colpito il World Trade Center. Non ricevo ancora niente. Tu guarda quanto fumo. Ne abbiamo un altro. Un altro dirottamento. United 175 ha spento il trasponder. Abbiamo un possibile dirottamento. Army, lanciate quei caccia sopra Manhattan. Ricevuto. Abbiamo raggiunto la quota di crociera di 35.000 piedi e sto per spegnere il segnale di allacciare le cinture, così potrete muovervi liberamente. È in discesa rapida. Questo apparecchio punta a terra, ve lo dico io. Ecco il succo per lei. Ecco, ecco, è lì. Sta andando verso il fiume Hudson. Questo è un dirottamento suicida, così la prende in pieno. Oh, santo cielo! Oh mio Dio! Due aerei hanno colpito il World Trade Center, ma a Newark il tempo era ottimo. Ego! Ego! Un aereo è diretto verso il Campidoglio. Che diavolo sta succedendo? Possiamo attaccare, signore. Sono su un aereo che è stato dirottato. Sì, signore. Ho degli F-16 in volo verso Washington. Due aerei hanno colpito il World Trade Center. Non ci aiuterà nessuno. Dobbiamo fare subito qualcosa. Colonnello, mi servono regole d'ingaggio. Lo possiamo abbattere? Lo dobbiamo fare, perché sappiamo come finirà se rimaniamo a guardare. Questo era il volo United 93, come avete visto lì il trailer del film. Noi dobbiamo tornare al nostro volo, che è l'American Airlines 77, un altro volo, quello che sarebbe caduto, è caduto sul Pentagono a Washington, cuore del sistema difensivo americano, testa, cervello del sistema difensivo americano. Eccone qua il modello, vi prego di osservare la forma pentagonale evidente, i cinque concentrici edifici che si chiudono su questa corte centrale. Il lato ovest, che è quello lì dove si sarebbe abbattuto l'aereo, con un'inclinazione che vedete di circa 45 gradi, alle ore 9, dicono i rapporti ufficiali, 9, 37 minuti e 46 secondi di quel giorno 11 settembre. Molte le vittime, le 64 persone che erano a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio.
e poi quando crolla l'intera, una larga sezione di questa ala ovest del Pentagono, altre 125 persone che rimangono coinvolte e uccise nelle macerie. Tutto chiaro? Neanche per idea. Il primo a mettere in dubbio la versione ufficiale dell'attacco sul Pentagono è Thierry Meyssan, giornalista francese. Pubblica nel 2002 due libri, L'incredibile menzogna e Il Pentagate, nei quali apre la strada ad una tesi clamorosa. Sul Pentagono non è caduto nessun aereo. La base di partenza è costituita da aspetti poco chiari della versione ufficiale. Anzitutto, sul luogo del disastro non sarebbero stati rinvenuti i rottami dell'aereo, a parte alcuni piccoli pezzi di metallo. Non c'è traccia dei grossi motori, né del carrello di atterraggio. Questa assenza troverebbe una giustificazione nella versione ufficiale. L'aereo si sarebbe andato ad infilare dentro l'edificio, avrebbe preso fuoco e ad un calore di 3000 gradi si sarebbe disintegrato trasformandosi in gas. In questa foto, scattata dal caporale della Marina Ingersoll prima del crollo dell'edificio, si vede chiaramente al di sopra del getto d'acqua dei pompieri il foro attraverso il quale si sarebbe infilato il Boeing. È largo 5-6 metri, più o meno come la distanza tra le due finestre situate subito al di sopra. Ma l'apertura alare di un Boeing 757 è molto più ampia. Misura 38 metri. Il foro di entrata non supera il primo piano dell'edificio. Vale a dire 7-8 metri di altezza. Un buco fin troppo piccolo per un aereo che con il carrello di atterraggio è alto più di 13 metri. Per di più, il carrello del Boeing 757 si estrae automaticamente alla perdita di quota. L'aereo avrebbe dovuto essere alto circa 13 metri, avrebbe dovuto arrivare al terzo piano, invece arriva solo al primo. Il carrello avrebbe dovuto staccarsi, invece non ve ne è traccia e il prato è rimasto illeso. La coda avrebbe dovuto colpire la parte alta del buco. Non ci sono tracce di urti né pezzi di coda. Uno scenario quanto più inverosimile se si considera la dinamica dell'impatto. L'inclinazione con la quale il corpo esterno ha penetrato l'edificio del Pentagono è di circa 45 gradi. Ma con quest'angolo di incidenza è plausibile che l'aereo si sia infilato nell'edificio senza che l'ala colpisse la facciata? E ancora, secondo l'ipotesi ufficiale, le ali si sarebbero ripiegate sul corpo dell'aereo. Ma se la prima parte a toccare l'edificio è stata quella del muso, il contraccolpo non avrebbe dovuto portare le ali in avanti, addosso alla facciata, piuttosto che ripiegarle sul fusto? Inoltre, una volta entrato nell'edificio, l'aereo avrebbe attraversato come una palla di fuoco ben 3 dei 5 anelli del Pentagono. 6 muri rinforzati di 60 cm l'uno, in cemento, mattone e pietra, andando a provocare un foro nell'ultima parete di circa 2 metri e 30 cm. Ma il muso di un Boeing non è molto resistente agli urti. È costruito in fibra di carbonio, per permettere il passaggio delle onde degli apparecchi elettronici. Come ha fatto a distruggere 6 barriere di cemento? Lungo il suo percorso all'interno del Pentagono, l'aereo avrebbe dovuto attraversare una struttura disseminata di piloni in cemento armato. Secondo un'analisi che è stata commissionata dal governo americano alla American Society of Civil Engineers, come si vede dalla grafica, l'aereo si sarebbe disintegrato attraversando questi piloni. Ma l'analisi sottovaluta alcuni particolari importanti. Anzitutto, i reattori, la parte più solida dell'apparecchio. 4 tonnellate di acciaio supercompatto. Poi il foro di uscita. Se l'aereo, attraversando i piloni di cemento armato, andava disintegrandosi, come può aver avuto ancora la forza per perforare 6 mura? Un punto di svolta sembra essere la pubblicazione, prima sul Navy Times, poi su Le Monde nel marzo 2002, di una foto apparentemente risolutiva. Mostrerebbe senza ombra di dubbio un frammento dell'aereo precipitato sul Pentagono. La foto raffigura un pezzo di lamiera con i colori dell'American Airlines. Ma per Thierry Meyssan non basta. Secondo il giornalista, questo frammento contraddice lo stesso Pentagono, che ha riferito a caldo di non aver ritrovato nulla. Inoltre, è un frammento troppo pulito e senza bruciature. I suoi colori, prima che dell'American Airlines, sono quelli della bandiera degli Stati Uniti. Infine, non si adatterebbe a nessun pezzo della fusoliera. Un puzzle imperfetto che rilancia la polemica e suggerisce l'ipotesi della fabbricazione di prove false.
Mi pare che il commento di questo filmato fosse molto chiaro nell'avanzare i dubbi, ragionevoli dubbi che avete ascoltato, non starò qui a ripeterli, salvo una cosa. Vorrei, se fosse possibile, che si rivedesse questo andamento concentrico dei cinque strati in cui il Pentagono è costruito. L'aereo sarebbe entrato da là con quell'inclinazione più o meno e sarebbe arrivato fino al terzo uscendo da qua in forma di gas, cioè evaporato completamente. È ragionevole pensare a una manovra di questo genere? Noi abbiamo avuto la fortuna di rivolgere questa domanda ad un grande esperto, e è il professor Leonardo Lecce, che vedete qui, che insegna qui a Napoli esattamente aeroelasticità applicata. Questo professor Lecce è stato anche il perito che ha indagato sulla tragedia di Ustica. Gli abbiamo posto la domanda, la sua risposta. Un aspetto un po' particolare e che presenta dei dubbi, diciamo, significativi e che mi hanno colpito in particolare è quello relativo alla capacità di piloti non addestrati specificatamente a pilotare aerei di linea, siano stati capaci di effettuare manovre a bassa quota, diciamo, con questo livello di precisione. Quindi, diciamo, il fatto che abbia impattato con velocità così elevate, io sarei un po' dubbioso, insomma, perché per poter manovrare un velivolo di quelle dimensioni a quote relativamente basse, diciamo, non è possibile avere velocità così elevate. Sicuramente avranno adottato delle procedure tali da ridurre la velocità, magari poi all'ultimo momento hanno, diciamo così, messo piena potenza se volevano, insomma, massimizzare l'effetto. A queste velocità la frammentizzazione, diciamo, delle parti del velivolo in seguito a tutta l'evoluzione dell'impatto può essere notevole, insomma, cioè i pezzi possono essere di relativamente piccole dimensioni e quindi poi, diciamo, la successiva fase di incendio li ha, diciamo, in qualche maniera distrutti. Due particolari di quello che ha detto il professor Lecce vorrei sottolineare. Primo, manovrare un bestione di quella fatta a una quota di 2, 3, 4, 5 metri dal suolo è un'impresa che richiede un'abilità tecnico-professionale spaventosa. Secondo, la velocità, anche se in fase di atterraggio viene ridotta, è sempre una velocità che si aggira sui 350 nodi all'ora, che vuol dire in termini di chilometri circa 500 chilometri all'ora. Tonnellate di metallo, plastica, vetro a 500 km all'ora, a 4-5 metri di livello dal suolo, chiunque di noi può rendersi conto di quali difficoltà possa presentare la guida. Guardate questa, non basta, guardate questo. Questa è una sezione trasversale di come è costruito il Pentagono. Vedete bene che i vari anelli, così li chiama qua sotto la didascalia, rings, i vari anelli cominciano dal terzo piano e hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6 mura. Ma noi sappiamo che, qui troveremo su questo grande schermo la stessa cross section come è scritto sotto, noi sappiamo che quell'aeroplano è entrato all'altezza del primo piano, dunque le mura da perforare prima di evaporare non erano 6 come sarebbe stato se fosse entrato dal terzo piano in su, bensì solo 2, quella di ingresso, diciamo così, e quella di uscita, senza ovviamente contare i pilastri. Questo naturalmente, questo renderebbe un pochino più plausibile il fatto che quell'aereo sia effettivamente penetrato là, anche se rimane il dubbio. Un vero e proprio giallo è quello relativo al monitoraggio dei cieli. La domanda è semplice. Come è possibile che un Boeing lungo 47 metri e largo 38 sia scomparso dai controlli radar dell'aviazione civile alle 8:55 ed abbia viaggiato indisturbato per 36 minuti nella direzione del Pentagono? La procedura in caso di problemi di trasmissione con il transponder è molto chiara. La torre di controllo deve mettersi in contatto radio con il pilota. Se non ci riesce, deve avvertire i militari del NORAD, i quali inviano dei caccia per stabilire un contatto visivo. Un oggetto non identificato in meno di 2 minuti
viene assimilato ad una minaccia potenziale. Ma i caccia che avrebbero dovuto intervenire sono stati inviati troppo tardi. Non erano i più veloci a disposizione e non sono partiti dalla base più vicina, St. Andrews, ma da Langley, in Virginia, 10 volte più lontana. Inoltre, il Pentagono è uno degli edifici più protetti al mondo. Il sistema di sicurezza è stato completamente riprogettato nel 1994 dopo alcuni incidenti, tra i quali l'incredibile schianto sulla Casa Bianca di un giovane mitomane alla guida di un Cessna. Il sistema di difesa è un segreto militare, ma 2 squadriglie da combattimento vi stazionano permanentemente. La difesa ha a disposizione anche i missili, più veloci dei caccia. Infine, la situazione particolare di crisi esigeva una protezione aerea al massimo livello, con il posizionamento di caccia in volo, misure che non sono state prese. Il secondo punto oscuro riguarda gli attentatori. Nel rapporto ufficiale della commissione governativa si parla di squadre di 5 kamikaze l'una. Secondo l'FBI, gli attentatori sarebbero stati informati e riuniti solo all'ultimo momento. Ma l'ipotesi di gruppi di kamikaze ha un solo precedente nella storia. E quella di squadre improvvisate di kamikaze non ha precedenti. Inoltre, l'uomo ritenuto dall'FBI come pilota del gruppo, Hani Hanjour, secondo i suoi istruttori di volo, non sarebbe stato in grado di effettuare una manovra difficile come quella che ha portato l'aereo alla collisione con il Pentagono. Ad una velocità di quasi 900 km orari, il volo rasoterra espone l'aereo a pericolose turbolenze, rendendolo instabile. Come ha fatto un pilota così inesperto a compiere una manovra così magistrale? Ci sono però dei testimoni. Per gli scettici come Terry Messan, le fonti militari o vicine al Pentagono non sono attendibili. Compresa quella di Theodore Olson, che ha riferito della telefonata ricevuta dal cellulare della moglie. Si concentra invece sulle prime testimonianze raccolte a caldo dal Washington Post e sui particolari non desumibili dalla versione diffusa dai mass media. Sono 2 i motivi ricorrenti: l'inclinazione del velivolo nell'ultimo tratto di percorso e il suono. È possibile ricostruire qualcosa, dare corpo ad una ipotesi sulla base di queste testimonianze? Elementi marginali apparentemente, per esempio il suono o l'inclinazione delle ali. È la domanda, alcune delle domande che abbiamo fatto al professor Lecce, che abbiamo già sentito e che adesso riascoltiamo. Possiamo distinguere i missili, diciamo così, che volano a velocità supersonica e missili che volano a velocità subsonica. Allora, se un missile vola a velocità supersonica, insomma, un osservatore che sta prima dell'arrivo del missile non sente il suono, perché arriva prima il missile del rumore, insomma, lo sente quando è passato, diciamo, ma il rumore è un tipico rumore, diciamo, collegato al cosiddetto fenomeno del bang supersonico, che è molto molto particolare e che non può essere confuso con un altro tipologia di motore. Se è un missile diciamo supersonico, se è un missile subsonico, evidentemente il rumore prodotto dal motore che lo propelle è un rumore collegato alla potenza del motore stesso. Ho detto che nel caso di questi missili la potenza è molto bassa e quindi, diciamo, il rumore è sicuramente diverso da quello di motori di aerei da trasporto che hanno potenze notevolmente più elevate. Quindi, diciamo, la differenza sta se il missile è supersonico o subsonico. Siccome si era appunto pensato che la probabilità era per un cruise missile, insomma, la cosa non ha, diciamo, non trova corrispondenza, insomma. Rumori dunque. Abbiamo ricostruito, abbiamo recuperato anche i possibili rumori, quelli di cui parlava ha parlato appena adesso il professor Lecce: rumore di un aereo, rumore di un missile, subsonico, intrasonico. Sappiamo tutti che la velocità del suono a livello del mare è di 1225 km all'ora, ci sono dei missili che la superano e che dunque non sono accompagnati da alcun suono, preceduti da alcun suono. Il suono arriva dopo perché il missile è più veloce. Andiamo con ordine, ascoltiamo queste varie, mi devo mettere gli occhiali, queste varie qualità di suono. Il primo.
Questo è il rumore di un Boeing che arriva, si avvicina ed esplode. Ve ne faccio ascoltare un altro, nettamente distinguibile, ma vi avverto prima. Questo è il rumore, lo stridio, il fischio di un missile che arriva subsonico. Sentite bene che questo è un rumore molto diverso, meno corposo, ha meno armoniche, meno vibrazioni di quello che precedeva. E infine sentite il rumore di un missile più veloce del suono, soprasonico, che fa un effetto curioso, perché è seguito da un'esplosione. Sentite un po' che succede. Non si è sentito nulla, giustamente, si è sentito soltanto il botto, per così dire, quello di quando è arrivato. Questa era una piccola rassegna dei rumori che furono ascoltati dai alcuni testimoni a Washington e che anche loro, anche i rumori, hanno introdotto degli ulteriori dubbi. Non so che effetto vi facciano a voi che ascoltate queste piccole, non sono prove, sono indizi, sono semi di dubbio che stiamo disseminando. Vi dico la verità, mentre preparavamo questo programma con la redazione, insomma, un certo effetto a noi lo hanno fatto. Vi faccio vedere un ultimo dubbio, quello che avrebbe dovuto chiarire tutto e che forse invece non ha chiarito abbastanza, se non ha imbrogliato nel senso etimologico ancora di più le cose. Qui io ho due libri, uno è quello, il rapporto ufficiale federale sulla edizione autorizzata della commissione che ha indagato sulla tragedia dell'11 settembre, e qui ho l'altro libro più volte citato nel commento di Thierry Meyssan, L'incredibile menzogna, che ha come sottotitolo l'esplicito Nessun aereo è caduto sul Pentagono. Pochi giorni fa, come potete vedere dalle notizie riportate sulla prima pagina dei maggiori giornali italiani che hanno ridato la notizia, le autorità federali americane hanno rilasciato un filmato che avrebbe dovuto chiarire ogni dubbio. Se chiarisca ogni dubbio questo filmato rilasciato dopo parecchi anni dai fatti, lo giudicherete voi stessi. Intanto, vediamo di che cosa si trattava. 16 maggio 2006. Per la prima volta il Pentagono autorizza la diffusione del filmato di una telecamera di sicurezza che mostra l'impatto del volo American Airlines 77 contro l'edificio. Sono pochi fotogrammi chiave, rimasti inediti per 5 anni. Il Pentagono ha aspettato fino ad ora perché questo video era una prova nel processo a carico di Zacharias Moussaoui, condannato il 3 maggio all'ergastolo come il 20° kamikaze dell'11 settembre. Si vede un oggetto volare a grande velocità e colpire la facciata del Pentagono. Sono immagini che dovrebbero contribuire a spazzare il campo dalle polemiche. In realtà non fanno che rinvigorire il partito degli scettici. I critici lamentano che non si tratta affatto di un filmato, ma di un insieme di fotogrammi separati e selezionati con cura. L'immagine procede a scatti e in corrispondenza dell'esplosione si verifica una provvidenziale sovraesposizione che oscura l'immagine in un momento cruciale. Ma il Pentagono ha una fitta rete di telecamere di sorveglianza. Il punto di impatto è ben visibile anche dalle telecamere dello Sheraton Hotel e da quelle dell'autostrada, sopra la quale è passato il velivolo. Ma tutte le riprese sono state sequestrate dall'FBI. Perché le uniche immagini che vengono diffuse sono quelle in cui l'aereo è così poco riconoscibile? Immagini di una telecamera di sorveglianza distante dal luogo dell'impatto. Perché la data della ripresa è sbagliata e segna il 12 settembre? Analizzando i fotogrammi dell'esplosione già diffusi in precedenza, Meyssan aveva osservato che il colore dell'esplosione è molto diverso da quello delle esplosioni delle due torri. In queste ultime la fiamma è di colore giallo, segno di una temperatura di combustione più bassa, mischiata al fumo nero e denso del cherosene che brucia. Invece la fiamma del Pentagono ha un colore rosso. Il fuoco delle due torri scende lungo la facciata, trascinato dal carburante che cade. Al contrario, il fuoco del Pentagono sale violentemente verso l'alto.
Inoltre, la direzione dell'esplosione va dall'interno dell'edificio verso l'esterno, come se l'aereo avesse avuto un detonatore con un meccanismo di ritardo che gli permettesse di penetrare nell'obiettivo e poi, in un secondo momento, di esplodere. Anche la natura dell'incendio che si è sviluppato al Pentagono ha alimentato dubbi. Alla deflagrazione non è seguito un fuoco intenso e duraturo come quello delle due torri. Basti guardare la foto della sezione dell'edificio dopo il crollo. Si nota al terzo piano un monitor completamente intatto e al primo piano addirittura una sedia con un libro ancora aperto e illeso. La differenza tra il fuoco sul Pentagono e quello delle due torri sarebbe confermata dalle foto dei pompieri subito dopo l'incidente. Come si può osservare, l'unico mezzo che usano i pompieri è un camion antincendio di media grandezza. L'acqua che esce dagli idranti è di colore bianco, quindi non contiene i ritardanti che si usano per gli incendi di idrocarburi, che tingono il liquido di un colore bruno-rossastro. Sulle foto della facciata prima del crollo si nota della schiuma carbonica. Ma secondo Mei San, la schiuma è servita per l'incendio di un camion che è esploso per simpatia vicino all'edificio. Quello sì che è stato un incendio da idrocarburi. E ancora, dalle immagini dell'impatto si nota anche una striscia di fumo bianco che lambisce il terreno. Un fumo diverso da quello molto più nero che possono provocare i turboreattori di un Boeing. Ancora una volta, quelle che dovrebbero essere prove risolutive per confermare la versione ufficiale finiscono per confermare agli scettici la loro tesi. È stato un missile. Questo è il repertorio, la rassegna dei dubbi, dei motivi di dubbio, devo dire, di una certa ragionevolezza che possono essere sollevati su questo misterioso quarto aereo.